Eccoci ancora sulle fonti TV, le fonti Instant Focus. E allora, referendum giustizia, analisi di un voto da dimenticare. Non so se è eccessivo questo titolo, ma credo di no, perché effettivamente si potrebbe definire un po' un flop quello che si è verificato ieri alle urne per il referendum sulla giustizia con i cinque quesiti, per i quali ha vinto il sì, perché il sì almeno era avanti in tutti i cinque quesiti, ma insomma ovviamente non è stato raggiunto il quorum, ha votato, e questa non è tanto la notizia, che avrebbe comunque fatto da notizia. Ma la notizia vera è che ha votato il 20,8% degli italiani. È un dato veramente deprimente. Non so come si potrebbe definire. È vero che era un po' nelle attese. Se ne è parlato poco di questo referendum, almeno io la vedo così. È stata un po' la polemica che ha seguito questo referendum. Evidentemente poi c'è il tema del referendum in generale che non scalda gli animi e tra poco lo vedremo anche con alcune statistiche che ci riportano un po' anche indietro nel tempo e ci fanno vedere quanti e quali referendum sono effettivamente passati e quali no. Intanto io saluto Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale all'Università Roma 3. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno, con grande piacere. Allora, intanto è eccessivo il titolo, un'analisi di un voto da dimenticare, cosa ne pensa? Ma da dimenticare, no, perché mi sembra eccessivamente negativo. Ci sono due dati importanti, secondo me, in questo voto. Uno è che abbiamo raggiunto il minimo storico nel quorum del referendum, il che ti fa capire che in queste modalità, cioè su argomenti molto tecnici, molto specifici, probabilmente il referendum non scalda più gli animi. Però c'è anche una notizia positiva, che ci fa capire che c'è una maturità democratica, perché se noi vediamo i pochi voti, no? I 10 milioni di voti, sono molto differenziati nell'esito dei singoli referendum. Cioè la giustizia ha avuto oltre il 70% di sì, legge Severino e custodia cautelare il 50%. Questo ti fanno capire che c'è anche invece un voto maturo, cioè le persone non sono andate a votare in blocco tutti sì o tutti no, ma hanno meditato sulle schede, pur trattandosi di argomenti specifici e difficili, hanno ragionato su cosa intervenire. Questo secondo me è importante, è un segno di maturità democratica. Ok, quindi insomma, no, ma da dimenticare ovviamente era un po' provocatore, proprio per dire No, ma che. certo, ma No, lo so che lo sa anche lei fa lei, bene a provocarmi e io faccio bene a fare il pompiere. giusto, assolutamente, bisogna un po' anche sedare gli animi, altrimenti poi non si fanno passi avanti. Ma facciamo così, andiamo subito. Intanto, vabbè, primo cartello chiedo alla regia di mostrare che sono i dati che ho appena raccontato, insomma, quello che è successo effettivamente, cioè ha votato il 20,8% degli italiani, il sì è avanti in tutti i cinque quesiti. Però, professore, questo è normale, no? Perché poi c'è un'altra domanda che, anzi, gliela faccio subito. Se secondo lei il problema può essere proprio il quorum, perché cosa succede? È ovvio che a votare va chi vuole cambiare qualcosa, no? In questo caso il sì avanti perché si chiedeva di abrogare delle leggi esistenti e quindi chi è andato a votare evidentemente voleva che qualcosa cambiasse. Gli altri hanno detto io non ci vado, tanto c'è il quorum, se non si raggiunge il 50 più 1 non cambia nulla. Quindi insomma le chiedo questa cosa, se è il Dal quorum. famoso andate al mare di Craxi, 1991, la battaglia è diventata proprio quella, cioè fra astensionismo e sì. Però anche il fatto che sia andata a votare tanta gente che ha votato no, ti fa capire che c'era questa maturità, questa consapevolezza. Il problema vero qual è? Che il quorum fu pensato nel 1946, quando in Italia votava il 90% delle persone, naturalmente. Ormai sulle politiche sono rimasto impressionato a Genova. Genova ha votato il 44% delle persone sul sindaco. Sul sindaco. Alle politiche normalmente vota il 65-70%. Quindi cosa significa? Che andrebbe reso attuale il quorum, ritenendo che il quorum va considerato sulle ultime politiche. In questo modo pareggeresti e partiresti da 0-0 nel risultato, ecco, e non con questo vantaggio naturale per l'astensionismo del 30%. Certo, peraltro, beh, adesso torniamo sul referendum e vediamo anche un altro cartello. Comunque, anche per quanto riguarda l'affluenza per le elezioni comunali, si votava in 1.000 comuni circa, è stata del 54-72%, anche qui in calo. Poi c'è tutto un discorso che si potrebbe fare sulla voglia dei cittadini di andare a votare. Anzi, facciamo così: cartello 3, le faccio subito questa domanda, poi facciamo un po' un ripasso Lei fa storico. Sì. come Floris che chiama i cartelli. E certo, ha visto, la scuola Brava. è.
Va bene, un amico in comune. Allora, cartello 3, chi ha perso? Ecco, questa è una domanda anche interessante. I cittadini e la partecipazione attiva o la politica? E poi c'è quello che, di cui stavamo discutendo prima, il quorum sarebbe da abolire, sì, no. Per la prima domanda, cosa risponde, professore? Ma sicuramente c'è questa voglia dei cittadini di partecipare, ma vanno fatti strumenti. Aspetti che l'abbiamo persa però, abbiamo Si è perso la... messa la Ecco, adesso... firma. No, 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 deve tornare un attimo Sì, indietro perché è andato via volevo l'audio. dirle, ha Sì. visto benissimo. Sì, ha visto benissimo quando si è trattato di firmare con Spidi referendum, quindi con i nuovi mezzi tecnologici, in una settimana hai fatto 1 milione di firme. Le firme cartacee ci metti mesi a prenderle. Perché? Perché bisogna rendere gli strumenti della democrazia conformi, attuali con le nuove tipologie digitali. Quello è importante. Ok, allora vediamo anche il cartello 2 a questo punto che fa un po' il punto su quello che è successo. Intanto io continuo a sentire, scusi professore, un suono, forse le stanno arrivando un po' di messaggi, però se riesce a toglierlo perché sennò è Sì, fastidioso anche per i nostri telespettatori. La scusi, ringrazio. qui No, ci è... mancherebbe, però... sono in una centrale operativa. Appunto per quello glielo dico, però almeno così perfetto, la ringrazio se riusciamo. Allora, cartello 2, Sì. vediamolo ancora. Anche qui un titolo un po' provocatorio: i referendum non piacciono, come sono cambiati negli anni? Perché la situazione è cambiata proprio negli anni. Referendum abrogativi, negli ultimi 25 anni il quorum è stato raggiunto una sola volta, quindi siamo un po' in tempi recenti. Mentre se torniamo indietro, tra il 1974 e il 1995 ci sono state 9 consultazioni referendarie, solo una non ha raggiunto il quorum. Quindi prima si andava a votare, il quorum veniva raggiunto. Dal 1997 solo quella, quindi tornando ai giorni nostri, del 2011, che era quella sulla gestione pubblica dell'acqua, ha raggiunto il quorum con un'affluenza del 54,8%. Il titolo sotto è Perché in Italia il referendum non scalda gli animi, l'ha scaldato negli ultimi anni solo nel 2011, appunto con la gestione pubblica dell'acqua e basta, mentre invece una volta era molto più sentito. Cosa ne pensa, Guardi, professore? è un cartello fatto benissimo questo, perché ti indica proprio questo spartiacque del 95. Fino ad allora si è votato con meno consultazioni su temi più centrali, aborto, divorzio, legge elettorale e anche la prima volta il nucleare. Poi invece da allora si è mandati un po' a perdere questa affezione al referendum per i troppi quesiti, per l'invito ad andare al mare, per l'affluenza scarsa. E l'unico referendum passato, quello del 2011, non era solo acqua, ma era anche nucleare un'altra volta, ed era subito dopo Fukushima, quindi c'era anche una spinta popolare forte contro il nucleare, perché alla Sì. fine noi cittadini vogliamo votare su temi vicini alla nostra esistenza. Quindi il nucleare lo senti più addosso, come puoi sentire addosso l'aborto e il divorzio, mentre in fondo il funzionamento interno della giustizia, perché se ci pensiamo bene, separazione delle carriere, liste per il CSM, valutazione dei magistrati, sono tutti problemi interni alla giustizia, non problemi che toccano il cittadino e quindi meno facilmente hai voglia di andare a votare. Vero, vero, assolutamente sì. E quindi, non ha... quindi è vero che non scalda gli animi ormai il referendum? No, non scalda gli animi per quello, perché se fossimo andati a votare su eutanasia o su canapa avremmo sicuramente votato con più passione, anche dividendoci fortemente, perché sono temi divisivi, però sono temi popolari, vicini ai cittadini. Quando voti su questi temi invece così lontani, rischi Ok. di essere evanescente, no? Allora forse il problema, perché sai, poi la saluto, la giustizia in realtà è un tema sentito da tutti, no? Tutti Però guardi, parlano. scusi, la interrompo e le faccio una domanda. Qual è il problema che lei come cittadino sente addosso della No, giustizia? no, no, infatti, guardi, cioè, probabilmente ci siamo letti nel pensiero a vicenda, volevo arrivare proprio lì. Non è tanto il tema della giustizia, perché di giustizia tutti abbiamo bisogno, cioè di riforme. Di non sentirci, come dire, penalizzati, no? Nella vita di tutti i giorni o di messi da parte rispetto ad altre persone, ma forse i quesiti a cui si faceva riferimento erano proprio lontani, si parlava di Vede, consiglio superiore. ha pienamente ragione, è proprio questo, cioè noi abbiamo bisogno di giustizia, di parità di trattamento, ma abbiamo bisogno di Esatto. una giustizia che funzioni, cioè se io dovessi fare un referendum sulla cosa in più mi sta addosso, i tempi della giustizia, allora Sì. sì che vado a votare volentieri, perché il mio problema oggi sono i tempi della giustizia come cittadino, che so che se le faccio causa a lei mi dura 4 anni il processo, e Esatto, allora se tutto va è quello bene. il problema. Vedi, un problema mio. Invece, sulla organizzazione interna delle carriere, del CSM, delle candidature,
non è un tema che incide sulla mia vita, cioè il referendum è uno strumento importante quando va a votare cose accanto. Esatto. E intanto c'è anche poi veramente la saluto Daniela che scrive: ho votato tutto sì, quindi un'amica che dice di essere andata a votare, però poi aggiunge anche: abbiamo votato al referendum sull'acqua e non è successo niente. Poi ecco c'è... il punto, vede? Ecco esatto, il punto. Esatto, infatti. L'indifferenza alla politica, che è gravissima, perché il referendum poi spesso non ha avuto seguito, anche perché il referendum spesso è solo un indirizzo, il Parlamento ci torna su, riformula la materia, allora dice il voto è inutile. Questo è un altro punto importantissimo. Esatto, quindi appunto domanda: hanno perso i cittadini la politica? Cosa risponde? Hanno fatto uno a uno. uno a uno, perché da una parte la politica non è riuscita a proporci referendum che hanno scaldato abbastanza, perché non è che abbiamo raggiunto il 45, ma il 20, cioè pochissimo. Sì, dall'altra sì. I cittadini hanno dimostrato che chi è andato a votare ha votato in maniera consapevole, perché non ha votato in blocco tutti sì o tutti no, ma ha differenziato le posizioni facendo capire che c'è voglia di democrazia. Va bene, quindi 1-1 palla al centro al prossimo referendum, sì, vediamo cosa succederà. Esatto, grazie mille Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale Università Roma 3, buon lavoro e alla prossima professore, buona giornata.